speciale Fantamania è realizzato in collaborazione con Camel Adventures. Scopri il mondo di Camel. Richiedi il catalogo a Il Tucano o alla tua agenzia di viaggi. Scopri il gusto dell'avventura. Guarda negli occhi del drago e dispera! Cedere all'odio. Questo conduce al lato oscuro. Forte, Fener. Ricorda ciò che hai appreso. Salvarti esso può. Lo farò. E ritornerò. Lo prometto. Devi tornare indietro con me. Dove? Indietro nel futuro. Maledetto errore! Il nostro signore quel giorno le ha create di proposito! You have the courage to help us. Take my wand to the sorceress Fingrizel. Questo cos'è? Le Baia, nave russa. No, aiuto! Non mi funziona il rigeneratore! Sta perdendo compressione! Dottore! Dottore, mi aiuti! State per entrare in un mondo magico e incantato, in un'epoca di miracolosi prodigi e di creature bizzarre, di esseri mostruosi e imprese mirabolanti.
Nell'ultimo decennio, almeno il 10% dei film campioni d'incasso ha puntato tutto sulla non facile arte di portarci in altri mondi, altre follie, altre avventure. E da Star Wars in poi a Hollywood si è dovuta aumentare la produzione di statuette d'oro per poter premiare tutti i capolavori dei maestri dell'immaginario. In Italia, invece, l'Oscar per la fantasia ha preferito avvolgersi in un lungo mantello nero. Se per i criminali di Gotham City lo stagliarsi minaccioso del simbolo di Batman nelle notti senza luna significava scappa amico e le ore contate, in questi giorni Roma è simbolo del Fanta Festival, un po' pipistrello, un po' alieno, un po' vampiro, spinge le schiere crescenti dei cultori del cinema fantastico ad uscire dai loro loculi oscuri per seguire l'omaggio dei due organizzatori del festival, Adriano Pintaldi e Alberto Ravaglioli, ai maestri dell'horror, del thriller esotico e della fantascienza. Raccogliendo l'eredità del Festival di Trieste, che per più di una generazione è stato il solo punto di riferimento per gli amanti di un tipo di film che in Italia ancora più che altrove è stato considerato di serie B, il Fanta Festival, giunto quest'anno alla 10ª edizione, ha avuto sin dalla nascita padrini di eccezione ed è stato tenuto per mano ed aiutato a crescere da alcuni dei volti più terrificanti del cinema fantastico. Così, oltre al brivido di vedere nella realtà i protagonisti di tante orride finzioni, il pubblico delle edizioni passate del Fanta Festival scoprì che il mitico Vincent Price, privilegiato interprete assieme a Christopher Lee del mito di Dracula, era in realtà un signore molto affabile e amante della poesia, raffinato cultore di opere d'arte e soprattutto grande intenditore della buona tavola e dei vini d'annata. Cabernet, Chateau Margaux, anno 1839. Un po' pesantuccio per essere un Margaux. Esatto! Chi comunque preferisse vedere il buon Vincent trangugiare sangue al posto del vino e non avesse il tempo di fare un salto a Roma entro il 7 giugno, potrà fare quattro passi nel brivido su questa stessa rete, che nelle prossime sere, in sintonia col Fanta Festival, trasmetterà alcuni pezzi forti del genere. Eccomi ritornato qui. Non è facile scegliere tra le altre chicche scoperte curiosando nei videoarchivi del Fanta Festival. Ecco un altro celebre vampiro, il Klaus Kinski, protagonista acclamato del Nosferatu di Herzog, confessare tranquillamente ad un baudo sbigottito di fare l'attore unicamente per i soldi, preferendo quindi interpretare l'ennesimo mostro psicopatico al posto di una meno redditizia offerta di Fellini. L'attore non piace farlo, ne diceva di teatro, ma c'è una cosa che Klaus Kinski vorrebbe fare. Sì, niente. Dall'album dei ricordi dell'83 esce il grande John Carradine, indimenticabile nel ruolo del sudista fallito in Ombre Rosse, che però non rinnegava le sue apparizioni nell'horror, spiegando ai giornalisti che anche per interpretare il capo dei lupi mannari nell'Ululato era necessario un ottimo attore, cosa che lui riteneva giustamente di essere. Voglio morire. Più disincantato, Rutger Hauer, replicante di Blade Runner e psicotico impassibile nello Hitcher, che qui vediamo mentre parla a Stefania Casini del suo scarso amore per la fantascienza, un genere al quale si concesse solo dopo aver intuito che Ridley Scott stava preparando un capolavoro. La fantascienza deve essere molto reale. Sì. È tempo di morire.